mezzo nuovo ci garantisce anche un'affidabilità continua. Un mezzo vecchio, come può essere una macchina qualsiasi, in qualsiasi momento è più soggetto a rotture, interventi, e quindi ci potrebbe lasciare, diciamo, in carenza di mezzi. Avere un mezzo nuovo ci dà una maggior tranquillità nell'affrontare queste situazioni. Ecco, tutto qui. Dopo l'emergenza incendi, che anche ad Arezzo ha visto centinaia di interventi dei vigili del fuoco, proprio loro i protagonisti che intervengono ogni volta che c'è un problema, che c'è un pericolo, chiedono di poter fronteggiare quella che purtroppo è diventata la stagione degli incendi, quella estiva, con più sicurezza, più mezzi e più risorse, anche umane. Diciamo, l'anno scorso la nostra provincia ha avuto circa 230 incendi tra bosco e vegetazione, e siamo stati la seconda provincia in Toscana e siamo la seconda provincia anche come patrimonio boschivo, come estensione. E questo lo abbiamo dovuto affrontare con le squadre ordinarie che avevamo, con i mezzi ordinari che avevamo per il soccorso normale che svolgevamo prima. Quindi, oltretutto, mezzi, diciamo, anziani, mezzi che hanno un'età media di 20 anni, qualcuno durante la stagione è andato fuori servizio. E quello che noi, appunto, volevamo, un intervento, la sensibilizzazione anche da parte del prefetto verso il Ministero, il Dipartimento, appunto, dei Vigili del Fuoco, affinché potessimo avere dei mezzi sicuramente in più, più nuovi, più efficienti, e la possibilità di avere anche delle risorse aggiuntive, quindi anche almeno una squadra o più aggiuntive per il periodo della campagna boschiva, ovvero che dal 15 giugno al 15 settembre, per affrontare, diciamo, meglio e più prontamente quelle che saranno le emergenze. L'anno scorso ce l'abbiamo fatta, diciamo, brillantemente, però è stato un impegno veramente gravoso. Ecco.